Sappiamo anche, in questo discorso legato al mondo ebraico e cristiano, che Dio stesso ha un gusto. Nei testi sacri, nel Salmo 34, passo 88, si dice che testualmente assaggia e vedi che Dio è buono, che Dio è il bene. Quindi vi è una dimensione del gusto che trascende quella puramente visiva, pur rimanendo la vista in senso privilegiato, secondo la tradizione aristotelica, che appunto assegna al vedere il primato. Ma si può assaggiare il gusto di Dio. E poi Feuerbach svolge tutta una riflessione importante, che qui mi limito a citare passata, sul sale, il valore del sale, non solo nei sacrifici degli antichi, sappiamo che è importantissimo il cibo salato, ma anche l'importanza che ci permette di riannodare fra loro le due dimensioni su cui finora abbiamo svolto considerazioni tenendole distinte, del simbolico e del materiale. Il sale è ciò che dà gusto al cibo, ciò che rende più saporito l'elemento nutritivo, ma è anche ciò che lo purifica, è anche ciò che lo conserva, è anche ciò che permette appunto di purificare il cibo. Ciò emerge molto bene, peraltro, se ci pensate, tutta un'ampia gamma di espressioni ad alto valore metaforico, in cui il sale svolge un'espressione, una funzione fondamentale. Il sale della terra non ha il sale in zucca, no? Il sale della vita. Pensate anche solo, non è un esempio che fa Feuerbach, ma possiamo farlo noi, a quando nel Paradiso, canto 18, quando Cacciaguida profetizza l'esilio a Dante, gli dice testualmente: tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui. Appunto l'elemento del sale come distintivo fra una cultura e l'altra, fra una civiltà e l'altra, potremmo ben dire, nell'età di Dante, in cui effettivamente tra i comuni si creavano differenze, non solo antagonismi, ma differenze molto, molto marcate. Il sale fa durare il cibo, lo rende più duraturo, appunto mettere sotto sale, come usa ancora fare. E quindi un elemento che trascende, che è al tempo stesso materiale e trascende questa dimensione, perché passa, accede immediatamente all'elemento simbolico, potremmo dire. Ma pensate ancora, un tema che aprirebbe una corsia di riflessione infinita, potremmo dire, alla relazione fra sangue e vino. Presso gli antichi sappiamo che mischiare il sangue con il vino era il modo in cui si facevano i patti, addirittura avevano un'espressione specifica, la assiratum, per dire appunto la mistura di vino e di sangue. Ma pensate ancora alla sovrapposizione che si crea nel rito cristiano, no? Fra sangue e vino. Appunto, mangiare mai come nella tradizione cristiana è un gesto che cede la pura materialità gretta del gesto e che apre a una dimensione simbolica più ampia. Prima si parlava di vita, vita e cibo. Per i greci bios, che è l'espressione che significa letteralmente vita, da cui la biologia, la bioetica e quant'altro, ma appunto questo termine per i greci, che erano molto più concreti rispetto a noi da questo punto di vista, non era solo la vita intesa nella sua determinazione più astratta, ma era anche la vita intesa nel senso dei mezzi di vita, dell'alimentazione, del cibo, di ciò che garantiva la possibilità di vivere per la vita. Poi Feuerbach svolge nel suo testo alcune considerazioni su cui non voglio indugiare, cioè sull'importanza, come anche prima dicevo, dei divieti in negativo: non mangiare questo, non mangiare quello, divieti sui quali si costruisce simbolicamente una civiltà. Ancora oggi, presso alcuni popoli, certi cibi che non è uso, non è costume mangiare, o addirittura è vietato mangiare, presso altri sono prelibatezze, potremmo dire. Tanto vale per noi in Occidente, mangiamo cibi che in altre parti del mondo non solo non mangiano ma proibiscono, o viceversa per altre parti del mondo che mangiano cibi che noi non mangiamo o proibiamo per ragioni vuoi di tipo simbolico, vuoi di tipo legato a considerazioni ambientaliste. Faccio un esempio tra i tanti, perché il cane, oppure la tartaruga, è vietato mangiare.
amante delle tartarughe, se c'è un animale filosofico, quello era tartarughe, no? Un animale contro il corrente, lento e riflessivo. Ecco, ma poi pensate al fatto, anch'esso importante, che gli dèi nei poemi omerici non solo mangiano e bevono l'ambrosio, gli dèi mangiano ciò che sono, dice Feuerbach, mangiano ciò che già sono. Il dio maschio mangia cibi maschi, carne di capi di bestiame maschi, le femmine mangiano animali femmine. Appunto, c'è una distinzione legata al sesso, per cui Feuerbach dice: bene, sì, lo ripeto, l'ho detto e lo ridico, l'uomo è ciò che mangia, fermo restando il fatto che mangiare è sempre più che mangiare, vi è sempre racchiuso nel mangiare una, potremmo dire un surplus ermeneutico e simbolico, per cui il gesto del mangiare non si risolve mai nel puro mangiare fisico, inglobando invece tutta una serie di determinazioni concettuali, simboliche, metaforiche, che non possono essere ignorate. Feuerbach lo esprime dicendo che non si mangia solo con il corpo e con i sensi, non mangiamo solo con lo stomaco, mangiamo anche, ad esempio, con gli occhi. Ora oggi si usa l'espressione metaforica mangiare con gli occhi, ora appunto è una dimensione chiaramente eccedente rispetto a quella della pura materialità. O mangiare con divorare un libro, pensate, esempio fra i tanti, divorare un libro, una metaforica che allude esattamente all'interezza, all'integralità del gesto che si svolge. Divorare un libro significa assorbirlo in ogni sua parte, metabolizzarlo appunto completamente. E appunto il cristianesimo, dice Feuerbach, è la corrente filosofico religiosa che meglio ha valorizzato questo aspetto spirituale del mangiare, metaforico da un certo punto di vista. Ricordavo appunto l'esempio Cristo mangiare l'Eucaristia, dove appunto quella cita anche Molecio, senza fosforo non c'è pensiero, no? La frase che ricordavo prima, e ritiene poi di poter dire esattamente che l'uomo è ciò che mangia in un senso molto più ampio rispetto a quello abituale che pensiamo tutti noi. L'uomo è ciò che mangia nel senso che l'uomo è la cultura dei modi in cui mangia, delle interdizioni con cui non mangia certe cose, per cui appunto siamo in un contesto effettivamente trascendente rispetto a quello del puro, della pura dimensione materiale. Questo ci permette anche, se volete, ma lo lascio come conclusione, avviandomi ora appunto alla conclusione, come riflessione conclusiva, questo ci permette di svolgere anche alcune considerazioni, se volete, sull'odierno paesaggio storico e sociale di cui siamo abitatori oggi. Se effettivamente Feuerbach ha ragione, o comunque ha una qualche tenuta al discorso che è venuto svolgendo, come si può porre in relazione il nostro modo di mangiare odierno con il paesaggio sociale, con la civiltà di cui siamo oggi abitatori? Se ci pensate, storicamente il caso dell'Italia è particolarmente significativo. Abbiamo fatto poc'anzi una degustazione di vini locali, dove appunto è interessante la dimensione locale, no? Il fatto che l'Italia esiste come pluralità di culture, di storie, di tradizioni, no? In cui il cibo, come il vino, cambia, non dico di regione in regione, ma di provincia in provincia, di paese in paese, come pluralità delle culture, dei modi, e ciò in corrispondenza anche con la storia di questo paese, se volete, no? Che molto tardi è giunto all'unità, che storicamente esiste in maniera multicentrica, polifonica, fecondamente polifonica, nella forma dei comuni, nella forma delle realtà plurali, in cui, a differenza, per fare un caso fra i tanti, della vicina Francia, in cui vi è un unico grande centro, un'unica grande Francia giunge molto prima, come sappiamo, all'unità statale, l'Italia esiste nella pluralità. In Italia c'è Roma, sì, ma c'è Milano, c'è Bologna, c'è Firenze, c'è Napoli, c'è Palermo, c'è una ricchezza, c'è Bari, una ricchezza infinita di culture, di modi, modi di mangiare e di bere, che caratterizza appunto la pluralità. Potremmo dire che il mondo in cui ci troviamo oggi, in termini generalissimi, senza alcuna pretesa di esaustività naturalmente, è un mondo che tende
drasticamente ad annullare il diritto alla differenza, vorrei dire. Tende esattamente a imporre un modello unico anche nella dimensione simbolica e non solo simbolica del mangiare e del bere. La globalizzazione, in fondo, forse, il grande nome che fa da cornice di senso a tutti i nostri discorsi oggi, che viene sempre presupposto e mai discusso criticamente, viene sempre accettato vuoi come se si trattasse di un processo irreversibile, naturale, vuoi come se si trattasse di qualcosa che semplicemente c'è e deve essere accettato acriticamente. Ecco, la globalizzazione, potremmo dire, nella sua logica più profonda, corrisponde, vorrei dire, a un annichilimento del diritto alla pluralità dei gusti e degli stili di vita e poi anche delle capacità, appunto, simboliche del mangiare. Sempre meno il mangiare oggi ha una sua dimensione simbolica. In tutte le varie determinazioni che tramite Feuerbach abbiamo qui preso in esame, se io dovessi trovare una formula per connotare in termini generali la globalizzazione, la definirei in due modi convergenti. Direi che è una forma di imperialismo culturale e insieme è una, quella che chiamo l'ideologia del medesimo. Cosa voglio dire con queste due espressioni? Voglio dire che la globalizzazione, che apparentemente si presenta in forma suadente, morbida, accogliente, è una forma di imperialismo culturale, ma non solo, che coarta tutti i popoli del pianeta ad abbandonare le loro tradizioni, le loro culture, le loro modalità plurali di parlare, di nutrirsi e di vivere il loro rapporto con il mondo, per entrare nell'unico modello planetario del cittadino globale, idest, del consumatore che parla inglese e si nutre al fast food, potremmo dire radicalizzando in maniera appunto neanche troppo esagerata, voglio dire, il discorso che stiamo facendo. La globalizzazione corrisponde esattamente a un imperialismo culturale che annulla le differenze, che a differenza degli imperialismi del passato non va a invadere direttamente i popoli escludendoli, invade per includerli. Include, li porta all'interno della modernizzazione, il nome grandioso, mirabile che diamo a questa imposizione di un unico modello planetario e che in maniera convergente, dicevo, impone quella che voglio chiamare l'ideologia del medesimo, cioè appunto la neutralizzazione dei punti di vista plurali e l'imposizione di un unico modello. La globalizzazione corrisponde a quel mondo in cui sempre lo stesso deve rispecchiarsi in ogni cellula della realtà, in ogni angolo del mondo. Pensate anche solo alle catene di fast food o alle grandi ditte di bevande che ritornano tali e quali in ogni paese del mondo e che paradossalmente anche verso i più critici finiscono in maniera quasi riflessa per generare una sorta di, chiamiamolo così, di effetto rassicurante. Anche il critico più spietato della globalizzazione, se va a Singapore piuttosto che in Giappone e vede il marchio del fast food, della bevanda, della multinazionale, si sente a casa in quel mondo, sa che può mangiare o bere qualcosa che già conosce e quindi rigetta in maniera priorica, diremmo, le possibilità culturali e alimentari offerte dal paese. Il caso del fast food è emblematico per almeno due punti di vista che ci permettono di comprendere la dimensione simbolica più che materiale del cibo. Il fast food, come già dicevo, è l'emblema dell'ideologia del medesimo, lo stesso cibo in tutto il mondo, la stessa visione, dove poi vi sono punti di resistenza, vorrei dire eroica, questa imposizione di un unico modello. Voglio ricordare l'esempio dei pizzaioli napoletani che si sono opposti a questo modello, offrendo la pizza napoletana a me non piace dire i consumatori, io parlo di persone, esseri umani, soggetti, ma non consumatori, cittadini, potremmo dire, caso di eroica resistenza. Ma poi anche pensate a questo abbinamento che troppo spesso sfugge tra il cibo e la velocità, fast food. Il sistema del fanatismo economico, oggi imperante, è quello che impone i ritmi iperveloci della produzione del consumo e quindi anche del consumo di cibo. Il cibo cessa di essere qualcosa da assaporare in pasti in comune,
sussizi degli spartani, ma anche più tradizionalmente la cena come momento di incontro dell'unità familiare, se volete, come momento di incontro fra amici, e diventa sempre più coerente con le logiche accelerate della globalizzazione, qualcosa che deve essere consumato il più in fretta possibile. Mi colpì sempre a Milano uno di questi luoghi, di questi angoli con distributori racchiusi in una specie di stanzino nelle città, che recitava rigorosamente in inglese, perché appunto la lingua della globalizzazione non distrugge solo la pluralità dei punti di vista, ma anche delle culture, delle lingue, imponendo un'unica lingua, che tra l'altro non è quella di Shakespeare, di Wilde, magari fosse quella, impone la lingua del mercato e della globalizzazione, spending review, governance, così via. E appunto recitava proprio in italiano: mangia il più in fretta possibile. E appunto il ritmo accelerato a detrimento del sapore, del gusto, del godimento in senso epicureo buono, passavano appunto in secondo piano, restava il momento della velocità fine a se stessa, quasi come se fosse il semplice soddisfacimento di un bisogno naturale di cui liberarsi il prima possibile. E appunto il sistema economico a questo mira. Il filosofo Foucault ha parlato di biopolitica, cioè appunto di disciplinamento delle vite, quindi anche di disciplinamento del nostro rapporto con il cibo. È uscito proprio in questi mesi un libro molto bello che si intitola Il capitalismo alla conquista del so, qui si mostra come il biopotere miri oggi anche a riconvertire in tempo di lavoro il tempo del sonno, no? Quindi a riconvertire i ritmi della vita umana in funzione di qualcosa che umano non è, che è la produzione, lo scambio, la circolazione delle merci, chiamatelo come volete. A me piace usare l'espressione fanatismo dell'economia, no? Proprio per dimostrare come oggi, nel tempo in cui sembra che i fanatici siano solo quelli che stanno al di là del Mediterraneo, il fanatismo vero ce l'abbiamo a Bruxelles piuttosto che al di là dell'Oceano Atlantico, voglio dire. Cioè, il fanatismo vero è quello che nega la propria natura fanatica e si mostra in realtà come qualcosa di naturale. Ma poi pensate anche solo